Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, questa è la mitica radio Onda d'Urto e questo è soprattutto Mystery Tour. Ciao da Enrico. Allora Enrico, come stanno andando queste prove per questo Frankenstein 2.0? Ma bene, bene. Perché il posto qui, la location a Crema è micidiale. La location a Crema è fantastica. E si tratta insomma di coniugare tanti miei amori, perché c'è molta elettronica, esatto. C'è il rock, c'è un po' di new wave, e quindi il tutto con anche una trama narrativa di testi che per me è importante, per cui come sempre insomma si tratta di bilanciare gli ingredienti. Poi c'è la parte interattiva, diciamo, col pubblico. Sì, poi c'è il secondo tempo che è una novità. Questo è il concerto delle novità, perché insomma già rifare un album a 10 mesi di distanza in non versione, l'aveva mai fatto, esatto. Nessuno, cioè risuonato completamente. E anche insomma l'idea al secondo tempo di affidare ai social una serie di domande, quindi mentre in tutti gli altri concerti si dice a un certo punto spegnete i telefonini, qua noi diremo accendete i telefonini, magari silenziosi, sì, nel sì, senso sì, che certo. Se vi chiama vostra sorella non è il momento di rispondere, però ci sarà un sistema per il quale io leggerò tutto quello che verrà twittato dal pubblico e quindi risponderò, farò canzoni a richiesta, un happening, un modo di interagire. Certo, Caspi, assolutamente. Cosa significa oggi, veramente, il 2014 in Italia, avere come riferimento culturale Mary Shelley? Significa andare controcorrente, significa divertirsi a vedere le facce di quelli dei giornali, delle radio, non la tua perché tu sei preparato, però insomma andare da determinati operatori del settore a dire ho riletto Frankenstein è una cosa, solo, vale la pena solo per poterlo dire, ma al di là della battuta trovare un romanzo scritto nel 1816 da una giovane donna per scommessa che, poi, sì, esatto, situazione che forse al di là delle sue stesse aspettative si trova a descrivere perfettamente la società di oggi, no? Metafora, sì. L'ambizione, la voglia di ribellarsi alle leggi del tempo, quindi mai come oggi è un momento in cui nessuno vuol morire, nessuno vuole invecchiare, seni rifatti, parrucchini, botulini, mai come oggi si parla di diversità, anche a sproposito a volte, però comunque chi sta fuori del gregge è bollato. E il mostro di Frankenstein, del dottor Frankenstein, per antonomasia è fuori dal gregge. E poi c'è tutta questa corsa verso l'epilogo, no? Il romanzo finisce, e anche il disco finisce, con padre e figlio, in fondo, creatore e creatura, che si rincorrono fino alla morte nei ghiacci del Polo Nord. Quindi mille metafore, mille occasioni per scriverci delle canzoni. Poi ecco, a parte complimenti anche a Pico per il video dell'onda, sì. Veramente notevole. E questo brano sta anche cominciando a essere scomodo. Sì, intanto è molto trasmesso dalle radio, cosa che a me accade molto raramente, quindi per miracolo invece sì, questo sì. Pezzo sarà l'incedere un po' new wave, anche il fatto che tutto sommato è anche un brano orecchiabile. Le radio lo passano, però insomma è un brano che può creare imbarazzo, cioè per alcuni è difficile intervistare uno che ha scritto l'onda, perché ti parlerà di conformismo, ti parlerà di allineamento, ti parlerà di conformismo dell'anticonformismo, ti parlerà di un mondo dove tutti vogliono piacere a tutti i costi, più che dire realmente quello che pensano. Certo, cioè, assolutamente. Ecco, adesso quindi questo tour in pratica? Beh, intanto partiamo in teatro, facciamo una decina di concerti, poi vediamo cosa succede, però almeno un inizio di tour in teatro era interessante, perché puoi fare un primo tempo più meditativo e, come dicevo prima, invece un secondo tempo più conviviale, puoi fare tante cose, insomma la gente è seduta, ti ascolta con più attenzione, ogni tanto è bene tornare in teatro. Sì, assolutamente. Dai, qualche parola di speranza per gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Parola di speranza, diciamo che la storia dell'umanità e di questo paese è piena di momenti in cui ci sembrava di toccare il fondo. Noi in Italia l'abbiamo
toccato già quando non ci chiamavamo Italia, quando uno ci aveva i Savoia, l'altro i Borbone, gli altri gli Asburgo, eccetera. Abbiamo passato guerre mondiali, dittature, guerre civili, crisi economiche, petrolifere, però in qualche modo ce l'abbiamo sempre fatta. Quindi io sono moderatamente ottimista, perché malgrado quelli che ci gestiscono ce la faremo. Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi seguono l'onda. L'onda. L'indignazione, la contaminazione, immigrazione, religione, poi seguono l'onda. L'onda. E gira il vento, grande cambiamento. Ci rimettiamo in movimento e saliamo sull'onda. L'onda. Più positivi, sorridenti e vivi, rigidamente permissivi, trasportati dall'onda. L'onda. Ecco l'onda che ti dice tutto quello che ti piace. La colomba della pace che ti guida con la voce, purché si nuoti sull'onda. Portati dall'onda, l'onda, europeisti, cattocomunisti, innovatori, perbenisti, plasmati dall'onda, l'onda. Ecco l'onda che ti dice piace, la colomba della pace che ti guida con la voce, purché si nuoti sull'onda. Siamo fragili e smarriti senza direzione, addomesticati dal miraggio della partecipazione, purché si nuoti sull'onda. Ecco l'onda che ti dice tutto quello che ti piace. Colomba della pace che ti guida con la voce. Si nuoti sull'onda.